Cari amici, buona domenica a tutti voi. Avrebbe dovuto essere al mio posto Don Gabriele, ma alcuni malanni lo hanno bloccato. Vogliamo ricordarlo e pregare per lui. Dalla prima domenica di ottobre sarà colui che ci guiderà nella contemplazione dei Vangeli della domenica. E questa seconda domenica di settembre porta alla nostra attenzione una piccola parte del quarto discorso di Gesù nel Vangelo di Matteo, il discorso sulla comunità credente. Vedete, non è facile trattare questo soggetto che noi chiamiamo comunità. Ci è più facile dire come dovrebbe essere, a volte anche usando una terminologia dal punto di vista teologico un poco discutibile. Allora si parla di ecclesiologia di comunione, si parla di sinodalità, si parla di fraternità, eccetera, potremmo andare avanti. In realtà la comunità credente è il luogo dove il Signore ci chiama a seguirlo e a diventare con Lui e con i fratelli nella fede sacramento di salvezza per tutti gli uomini. Quindi la comunità credente non ha innanzitutto una finalità di tipo organizzativo. Non deve neppure preoccuparsi di essere irrilevante agli occhi del mondo. Ancor meno, e questo ce lo richiama frequentemente il Papa, è una ONG, organizzazione non governativa, che arriva là dove uomini e donne non sono in grado di arrivare. La comunità credente non esiste per supplire alle manchevolezze della società civile. Allora ritorniamo al cuore della questione. La comunità credente è il luogo dove si manifesta e si realizza la salvezza del Signore. E il nostro stare insieme diventa importante non perché ci dà una rilevanza, non per alimentare il nostro coraggio e neanche soltanto perché è bello camminare insieme. Ma il nostro stare insieme è importante perché solo attraverso lo stare insieme Gesù è testimoniato, è fatto conoscere e attraverso il nostro stare insieme Gesù continua a salvare. Ascoltiamo la pagina di Vangelo sulla quale poi ritorneremo in seguito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscelo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualsiasi cosa, il Padre mio che nei cieli la concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». Gesù ci ha presentato una casistica che dipende da quella che è una situazione di peccato, ed è un peccato che si impone nella sua evidenza. Ecco, l'attenzione è posta sul tentativo di guadagnare il fratello o la sorella
che sono in stato di peccato. Sembrerebbe che questa casistica ci metta dinanzi a un procedere giuridico proprio di un processo penale. Ed è intentato non contro il peccatore questo processo, ma contro il peccato come tale. Perché quello che rimane decisivo è arrivare a guadagnare il fratello, che non è escluso o cacciato dalla comunità, ma che si pone con le sue scelte, con la sua indisponibilità alla conversione contro la comunità stessa. Questo ci fa già intuire una cosa molto importante, che il nostro essere cristiani, il nostro essere credenti, passa dalla edificazione di una comunità che è luogo di salvezza. E Gesù sottolinea due realtà molto chiare. La prima realtà è quella del peccato. Parliamoci chiaro. Oggi noi non siamo più capaci di individuare, di intercettare, di valutare, di conoscere il peccato nella sua realtà. Il peccato è quello che noi arriviamo a commettere quando lo spirito cattivo prende piede nella nostra vita e ci porta anche là dove noi non vorremmo arrivare. Il peccato ci pone in una condizione di avversione a Dio, che diventa inevitabilmente avversione alla comunità credente. Perché il danno del peccato si manifesta proprio nel fatto che pesa, impoverisce, rende fragile la vita stessa della comunità credente. La seconda cosa che Gesù sottolinea, la seconda realtà che ci chiede di tenere in considerazione è che la Chiesa è luogo di perdono. La comunità è luogo di salvezza. Quel legare e quel sciogliere, questi due opposti che ci dicono però tutta la potestà di cui è investita la Chiesa. Abbiamo sentito questi due verbi anche rivolti a Pietro qualche domenica fa. Ebbene, questo ci dice la grandezza e la bellezza di Santa Madre Chiesa. È il luogo nel quale la misericordia di Dio ci raggiunge, ci rinnova, ci riedifica. E Gesù poi conclude questo suo discorso, questa parte che a noi è indicata lungo questa domenica, lungo la liturgia della parola di questa domenica, la conclude con una considerazione che non dobbiamo affrontare in un atteggiamento un po' da sentimentaloidi, col sorriso più o meno spento sul nostro volto. Gesù dice che là dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. È un'immagine questa completa e compiuta della Chiesa. Può essere facile fare una Chiesa di amici che vanno d'accordo tra di loro. Qui invece Gesù ci dice che dobbiamo essere uniti nel suo nome. E questa Chiesa unita nel suo nome è quella che opera anche nel suo nome. Ecco perché Gesù rimane in mezzo a noi. Gesù agisce, opera attraverso di noi. Ecco, il nostro tempo, nel quale a volte è più facile sottolineare le colpe della Chiesa, anche gravi ed evidenti colpe che la storia purtroppo porta sulle sue spalle e che la Chiesa stessa porta sulle sue spalle.
ci deve però vedere anche capaci di scoprire la bellezza e la grandezza di Santa Madre Chiesa come luogo nel quale ci è dato il perdono, il rinnovamento, la trasformazione, la comunione di salvezza che ci unisce a Dio e tra di noi. Ecco allora, impariamo ad amarla di più, questa Madre, e ad essere attenti a diventare con lei salvezza. Questa è la missione che ci attende, a diventare in lei strumenti di salvezza. Questa è la sinodalità che ci attende. A vivere per la sua edificazione secondo i ministeri, i servizi che ci sono richiesti. Buona domenica, buon cammino a tutti voi.